Siamo con l'allenatore dell'ESA Esrin, Fabrizio Fiorini. Partita, diciamo, che è stata croce e delizia, nel senso un punto per parte, un punto per voi, che sicuramente è importante, però con questa vittoria potevate anche raggiungere il ruolo degli avversari. Partita che ha avuto lati scuri e lati, diciamo, un po' più chiari, però bisogna accontentarsi o c'è un po' di rammarico? No, noi ci accontentiamo, è una partita, come dire, sporca, quindi difficile. Noi siamo molto rimaneggiati per i tanti infortuni occorsi durante questa stagione, tante indisponibilità, tanti giocatori che purtroppo, insomma, ci sono mancati, quindi siamo una squadra limitata proprio nei numeri. Quindi ci contentiamo del punto preso contro una buona squadra, la partita era equilibrata. Poteva girare su un episodio, ci sono stati sia per loro che per noi, quindi secondo me il risultato è giusto e appunto ci soddisfa. Siamo quasi, diciamo, agli sgoccioli, mancano circa 4-5 partite, la parte di centro è ormai la vostra posizione. Prossima partita che sarà difficile anche quella, perché comunque c'è, se non erro, VNL per Teledon, che è sempre vicino a quelle zone. Sicuramente... Mi pare che noi ci abbiamo dopo lavoro Cotral, e mi sembra che il calendario dica dopo lavoro Cotral. Noi stiamo, diciamo, in lotta per non retrocedere, diciamo. Siamo lì, quella è la zona, e quindi cerchiamo di mantenere la categoria. Quest'anno con tanta fatica, ci sono mancati un po' di giovani che ci avrebbero potuto aiutare. Noi siamo una squadra un po' anzianotta, con tanta esperienza, ma gli anni, insomma, si fanno un po' sentire. Cioè, questo è un motivo d'orgoglio il nostro, perché abbiamo degli over 50 che giocano, e questo, insomma, ci rende veramente orgogliosi, perché è una squadra che sta bene insieme per tanti anni. Però ecco, ci vorrebbe un po' di ricambio da sotto, di giovani che ci aiutino a, insomma, giocare partite anche dure come questa, perché insomma loro sono una buona squadra fisica. Non sapevo che sarebbe stato difficile, quindi vincere, sì, li avremmo agganciati, ma era difficile comunque, quindi per noi va bene così. Perfetto, io la ringrazio e vi faccio un in bocca al lupo per le prossime partite. Grazie a voi, grazie.